Buonasera a tutti ragazzi, direttamente da House of Biker. Oggi presentiamo quest'ultima arrivata, questa meravigliosa MV Augusta F4 750, primissima serie, anno 2000, versione monoposto, quindi una delle versioni più rare della mitica 750, uscita successivamente alla versione serie oro, quindi la versione tra virgolette più economica per realizzare un sogno di questa magia firmata Tamburini. Quindi esemplare che abbiamo qui in sede, già disponibile, veramente meraviglioso, pochissimi chilometri, restauro conservativo estetico effettuato tralasciando con alcuni difetti che adesso vi faccio vedere un attimo in dettaglio. Allora, intanto vi voglio far vedere 27.000 chilometri, la moto gira che è un piacere, sentite che robina. Io direi veramente alla grandissima. Ora la spegniamo, questo meraviglioso esemplare 4 cilindri 750 cc con 16 valvole radiali, moto che è accreditata di circa 130 cavalli per una velocità di circa 280 km/h, sound veramente pazzesco per la sua caratteristica e della sinfonia meravigliosa di queste quattro canne d'organo, che è uno dei suoi tratti distintivi veramente pazzeschi di questo modello. E quindi, che dire ragazzi, una moto emozionante veramente, senza starci girare tanto intorno. Allora, come vi dicevo, questo esemplare comunque è una moto usata che è arrivata qui in sede, è stata restaurata esteticamente, hanno purtroppo fatto alcuni piccoli sono nati un attimino un paio di difetti che vi faccio vedere, che hanno tralasciato, partendo dal discorso del durante la riverniciatura, tutto riportato con grafiche totalmente originali, ma la parte della grafica del serbatoio non è sottotrasparente, la parte del codino è tutto invece sottotrasparente con qualche piccola bollicina che si vede, vedete qui. Adesso ovviamente cerco di essere il più pignolo possibile, anche qua qualcosina si vede. C'è qualche piccolo segno anche qui, nella parte dello specchietto che si vede, è venuta via un po' di verniciatura, una piccola crepa della verniciatura qua. Stessa cosa un pochettino anche qua sotto e anche qui. Aspetta che mi sposto dall'altra parte. Eccoci qua, vedete che si vede un pochettino anche qua, un po'. Adesso vediamo un po' se riesco a mettere un po' a fuoco. Una piccola perdita di verniciatura anche qua. Del resto anche qui c'è un piccolo segnettino qui, piccolo segnettino anche qui. Del resto la moto è veramente bella. Alcune perdite del colore, diciamo, della parte trattata, dell'alluminio. E un altro classico è la parte che c'è qui del forcellone, che vedete che un pochettino ha questo effetto un po' sporco, ma niente di che. E poi c'è i classici, purtroppo, segni dello smontagomme da parte di gommisti, che vede, purtroppo ogni tanto succedono, quindi si vede sia davanti che dietro. Allora, l'esemplare che abbiamo qui è uno delle primissime, è stato immatricolato nel marzo del 2000, quindi questo è un modello che è ancora marchiato Cagiva, che si può vedere anche in dettaglio nel report fotografico, vedete? E anche il motore è marchiato Cagiva, quindi è proprio uno dei primissimi esemplari, veramente stupendo. Quindi, soprattutto per un discorso di chi vuole perseguire la strada del collezionismo, sicuramente per questo modello, cioè la primissima serie del 750, è sicuramente la versione giusta. Poi ovviamente ci sarebbe da fare qualche aggiustamento a livello estetico, per l'amor di Dio, ma del resto la moto è veramente molto bella e soprattutto è in ordine e funziona correttamente bene. Bene ragazzi, questa è la presentazione veloce di quest'ultimo esemplare che è arrivato qui alla House of Biker. Troverete alla fine del video tutta la descrizione, link del sito, e nel sito troverete tutti i dettagli un attimo tecnici della moto con info
dettagli e prezzi. E del resto, come sempre, vi invitiamo a lasciare un like al video, iscrivervi al nostro canale e vi aspettiamo, come sempre, qui in sede per vedere questa meraviglia e tutto il resto del nostro parco moto. Ciao a tutti!